Salve a tutti i piccoli grandi lettori, la recensione di oggi è Basta Pannolino, edizione Lapis. Questo è un libro silenzioso. Nella prima pagina c'è un bambino con il pannolino, un carretto e un orsetto che si dirige verso la sua cameretta dove c'è il metro e si misura. Dalle immagini si può capire che il bambino guarda la sua altezza, poi si gira verso lo specchio come per dirsi che è grande e forte. Anche i pisciolini lo osservano con ammirazione. Il bambino decide che visto che è grande e forte non ha più bisogno del pannolino e se lo toglie. A buttarlo nel cestino tutto soddisfatto. La mamma, fiera della decisione presa dal bambino, inizia a chiamare tutti per dire loro che suo figlio non ha più il pannolino. Il papà, di ritorno dal lavoro, porta al suo piccolo un vasino. Dopo il papà arrivano tutti con un vasino da donare al bambino. Il piccolo, però, non sapendo a cosa servono, decide di usarli a modo suo. Tutti allora gli fanno vedere come si usa, ma lui ha già in mente un altro modo per usare il vasino. Il libro, essendo senza parole, parla un po' da sé. Ognuno lo può interpretare come più preferisce. Carino è dare il nome del proprio figlio al bambino, così da farlo immedesimare di più. Il tema principale è il pannolino, lo spannolinamento e come meglio usare il vasino. L'età di riferimento è da 2 anni. Spero che vi sia piaciuta questa recensione. Se sì, mettete mi piace e condividete. Seguitemi sul canale YouTube, su Instagram, su Twitter, su Pinterest, su Telegram, sul mio nuovo blog. Trovate il link in descrizione. Se volete lasciate un commento per dirmi cosa ne pensate. Grazie, buona lettura da piccolo grande mondo dei libri e...